Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Alex. Oggi voglio parlare di un argomento un po' particolare, un argomento che non ho trattato e voglio rispondere alla domanda: cosa vuoi fare, Alex? Perché fai trading sportivo e trading finanziario? Perché investi nel trading sportivo e investi in Money Farm, per esempio, che è un servizio che utilizzo e che reputo un bel servizio? La risposta ve la do in questo video. Prima di continuare a vedere il video, ricordati di iscriverti al canale YouTube, di cliccare il tasto like per far vedere l'algoritmo di YouTube che ci siamo anche noi su questo social. E la risposta è che voglio provare a vivere di rendita. Come fare a vivere di rendita? Produrre un certo capitale e far crescere questo capitale, fare in modo che questo capitale mi dia un sostentamento sufficiente per vivere senza lavorare. E quindi perché investo sul trading sportivo e sul trading finanziario, se così si può chiamare, insomma. Il trading sportivo, a differenza del trading finanziario, necessita di tempo. Il trading sportivo non è qualcosa di passivo, è qualcosa di lavorato. Quando fai trading, prima di entrare su una partita, c'è lo studio pre-match, lo studio della formazione, lo studio delle partite precedenti, lo studio dell'andamento delle partite, della forma della squadra, c'è lo studio in live, c'è lo studio durante proprio la partita, azioni, contrazioni, le statistiche, c'è veramente tanto dietro, no? Su una singola giocata. E una singola giocata può voler dire anche 2, 3 ore dietro una singola partita, anche di più delle volte. Cosa fondamentale è da capire quindi che il trading sportivo è effettivamente fare il trader sportivo, è effettivamente un lavoro. E sì, ti dà molti più risultati, sicuramente molti più risultati di un trading finanziario, di un servizio di trading finanziario come per esempio Money Farm. Infatti da Money Farm ti puoi aspettare un 5-7% annuale netto magari, mentre dal trading sportivo ti puoi aspettare magari un 5-7% ma mensile, che è decisamente di più a fine anno. L'interesse composto lo vedi molto più velocemente con un trading facendo il trading sportivo che col trading finanziario. Cos'è che però rende un servizio come Money Farm, secondo me, una cosa molto potente? È che innanzitutto i tuoi soldi sono autogestiti e quindi hai dei professionisti che fanno il lavoro per te, mentre dall'altra parte devi diventare un trader sportivo professionista per riuscire a fare quei risultati. Secondo, c'è il fattore che non stai spendendo tempo per far accrescere il tuo capitale. È vero che cresce molto più lentamente, ma effettivamente non ci stai investendo il tuo tempo, che è l'unica risorsa di cui purtroppo abbiamo e avremo per sempre una disponibilità limitata. Quindi non scambierei neanche un'ora del mio tempo per un 1% in più di percentuale annua, per dire. Quindi, ciò che reputo fondamentale da capire è che tutti coloro che fanno trading sportivo e che sognano magari di diventare un trader sportivo, perché molti di voi mi avete scritto sotto i video che sarebbe il vostro sogno diventare un trader sportivo professionista, tutti coloro che fanno questo lavoro di professione o lo utilizzano come un secondo lavoro, dovrebbero aprirsi un piano d'accumulo. Fare qualcosa anche nel trading finanziario, qualcosa che rendi passivo o che renda passivo tutto il vostro capitale, tutto l'accrescimento del vostro capitale e tutti i vostri investimenti. Quindi magari il mio obiettivo, per esempio, potrebbe essere fare quei 60, 70, 80 mila euro, 100 mila euro con il trading sportivo e poi magari investirli in Money Farm e avere quel ritorno annuo che può essere di 7, 10, 12 mila euro, parlo nel futuro ovviamente, quando magari sono in pensione, ho quei 7, 800, 900 euro di pensione e più mi posso integrare quei 7, 800 euro che provengono passivamente da Money Farm e magari non continuare a rischiare nel mercato del trading sportivo, non continuare a perdere, tra virgolette, tempo, a utilizzare tempo nel trading sportivo o magari smettere di lavorare in anticipo, lavorare tanto, ottenere ottimi risultati nel trading sportivo dal mio lavoro principale che non è il trader sportivo in questo momento e crescere
crearmi un piano d'accumulo che mi permetta nel lungo termine, nel lungo periodo, di sostentarmi semplicemente tramite le entrate da investimenti passivi. Questa è la risposta alla domanda perché Alex fai trading sportivo e trading finanziario, se così si può chiamare. Spero di essere stato esaustivo, spero di non averci girato troppo intorno, spero che questi video senza tagli e pienamente onesti vi piacciono e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!